Siamo col professore Giulio Tremonti. L'agricoltura è stata ed è fondamentale. Adesso è abbastanza centrale per via del verde. Il problema è questo: i soldi per il verde li dai all'agricoltura che è verde o li dai all'industria che cerca di passare all'elettrico, per esempio? Ecco, almeno metà e metà, non una finta per cui il verde finisce per andare alle macchine e non ai campi. Quindi, professore, l'ultima cosa, ma quindi Giulia, Greta rispetto all'economia e al verde come ci sta? Senta, Greta la può... Intanto, guardi, primo, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. Roma nel terzo secolo cade con la peste antonina causata dai cambi climatici. I virus, le dice niente i virus. Esattamente. Coronavirus, per esempio. Quindi i cambiamenti ci sono sempre stati. L'inquinamento è una novità creata dall'uomo. Allora, se tu vedi il fenomeno Greta come riduzione dell'inquinamento, come comportamenti più rispettosi dell'ambiente, va bene. Ma può essere che dietro quello ci sia l'idea di fare la reverse engineering della globalizzazione, quindi non lasciare le fabbriche ma portarle qua. Ora, cosa c'è dietro e cos'è non lo sappiamo ancora. Okay? Grazie professore.